Saluto il Questore ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, con i quali condivido quotidianamente la missione di rendere sempre più vivibile e sicura la nostra provincia, sotto il coordinamento attento ed equanime del Prefetto Castaldo. Un saluto particolare va alla magistratura di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Nord, che collaboriamo con fedeltà di intenti e a cui rinnoviamo il nostro impegno e la nostra disponibilità. Allo stesso modo saluto la Procura distrettuale di Napoli, sempre vicina nell'indirizzarci in questa complessa realtà territoriale. Rivolgo un deferente pensiero ai nostri caduti e ai colleghi che ci hanno lasciato. Tra questi desidero ricordare l'appuntato scelto Medaglia d'Oro al Valor Militare Tiziano Della Ratta, il Vice Brigadiere Medaglia d'Oro al Valor Civile Emanuele Reali, il Luogotenente Medaglia d'Argento al Valore dell'Arma dei Carabinieri Baldassarre Nero. Un abbraccio va ai commilitoni dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Forestali, sempre presenti in forza di un legame con l'istituzione che non si interrompe con la cessazione dal servizio attivo. Ringrazio infine il personale della rappresentanza militare per l'attenzione rivolta al benessere del personale e la leale collaborazione sempre riservatami. Dopo 2 anni di pausa a causa dell'emergenza sanitaria, quest'anno ritorniamo ad una cerimonia in presenza di pubblico. 2 anni difficili, in cui l'Arma ha offerto il suo concreto contributo, impegnandosi su più fronti, non solo a tutela della salute pubblica, ma anche attraverso iniziative a supporto di cittadini in difficoltà, quali ad esempio la consegna a domicilio delle pensioni o il recapito di beni di prima necessità. Lo schieramento che avete di fronte si compone di una rappresentanza di tutti i carabinieri che prestano servizio in provincia, la linea territoriale, quella forestale, le specialità. Questi uomini e queste donne sono la nostra risorsa più importante, sono quelli chiamati a fare la differenza nelle più disparate circostanze. A loro va il mio ringraziamento per la dedizione e l'umanità con cui servono la collettività. Le 62 stazioni territoriali, capillarmente diffuse, si confermano pedine essenziali dell'organizzazione e restano saldo punto di riferimento per i cittadini dei 104 comuni della provincia. Anche quella di impronta organica minima riescono ad esprimere un efficace controllo del territorio, affrontando quei reati predatori che più incidono sulla qualità della vita delle persone. Vicine alla gente, esercitano quella funzione di rassicurazione sociale fondamentale per lo stesso sentirsi una comunità. L'avanzata digitalizzazione implementata dall'Arma in questi anni e i costanti scambi infooperativi tra comandi rendono tutto il reticolo istituzionale un organismo vitale e pulsante, in grado di veicolare informazioni e ricevere supporto in tempi rapidi. Non entrerò nei dettagli di numeri e statistiche che pur ci gratificano. L'efficacia dello strumento e delle iniziative intraprese è testimoniata da un calo della delittuosità rispetto al periodo prepandemico, che si fa più marcato con riguardo a rapine ed estorsioni. Ciò è frutto di un costante, ricercato lavoro di squadra. È giusto menzionare l'eccellente lavoro svolto dai militari delle sezioni radiomobili, sempre pronti ad intervenire in soccorso dei cittadini che attivano il 112, nonché il contributo offerto dagli assetti investigativi deputati al contrasto delle forme più complesse di criminalità. La loro attività repressiva è stata martellante. Tra le operazioni di polizia giudiziaria più importanti ricordo quelle che sotto la direzione dell'autorità giudiziaria hanno consentito di contrastare sodalizi di tipo mafioso, già consolidati o in fase di riorganizzazione, e di aggredirne imprese e patrimoni illeciti, con cui attraverso prestanome avevano inquinato interi spazi dell'economia legale. Solo nell'ultimo biennio il Comando Provinciale ha proceduto al sequestro di beni riconducibili ad esponenti della criminalità organizzata per un valore complessivo di circa 36 milioni di euro. Particolarmente attenzionato è stato il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, divenuto oggi uno dei principali canali di finanziamento della criminalità organizzata locale. A tale riguardo, le indagini hanno fatto emergere un quadro di forte colleganza tra i sodalizi nostrani e gruppi camorristici del nord napoletano. È stata intensificata la lotta contro gli autori di truffe in danno degli anziani, che ha portato all'identificazione di numerosi soggetti autori di questo odioso reato, nonché avviata un'attività di controllo sui percettori del reddito di cittadinanza che ha consentito di denunciarne ad oggi circa 700, per un danno erariale di oltre 3 milioni di euro. Abbiamo messo in campo una concreta risposta nel garantire assistenza alle vittime di violenza di genere, non solo attraverso la formazione di personale ad hoc, ma anche realizzando presso la caserma di Alife, nell'ambito del progetto Una stanza tutta per sé, un secondo locale dedicato all'ascolto delle vittime, aggiuntosi a quello già esistente presso la compagnia di Marcianisi.